Ragazze, allora, benvenute al video più atteso della storia di Google. Ovviamente sto scherzando, no, però so che insomma è un video che piace. Adesso, tra l'altro, è già da un sacco di tempo perché l'ultimo risale a febbraio, quindi siamo a fine maggio. Allora, prima di iniziare, però, faccio una piccola parentesi, due piccole parentesi. La prima è che oggi ho fatto, diciamo, lo stesso trucco di ieri, quello. Diciamo ispirato a Clio, l'ultimo trucco di Clio, però con cambiando i colori, quindi ho usato il blu elettrico, l'eyeliner, cioè i puntini l'ho fatti con gli stessi prodotti, e poi ho fatto questa linea viola con la matita mitica di L'Oreal, quella ultraviolet, che mi piace da morire. Sulle labbra ho messo questo rossetto Rouge Caress Tempting Lilac, il 101, carino. E sulle unghie lo smalto di Deborah Scarabeo numero 72, quello simile Peridot di Chanel. L'altra piccola parentesi che volevo fare è che me l'aveva chiesto una ragazza su Facebook. Vabbè, vi faccio vedere che è più semplice. Scusate, non l'ho inventato io, nel senso che, per esempio, ne aveva parlato anche Chiara tanto tempo fa. Io non mi ricordavo quel video, però avevo letto qui lì. Io non ho mai comprato i brush guard per un semplice motivo, che i pennelli che uso onestamente non ne hanno bisogno, perché bene o male stanno tutti, diciamo, in forma. L'unico pennello che ne ha realmente bisogno è quello da sfumatura, in particolare il 217 di MAC, perché praticamente mi si apre tutto. Praticamente, vabbè, non ho fatto altro, lo vedete qui, che comprare queste qui, la rete elastica, queste qui per le ferite. In particolare questa confezione qua ne è costata 99 centesimi e contiene varie misure assortite, che oltretutto può tornare utile, speriamo di no. ed è così all'interno, quindi poi la potete tagliare della lunghezza che vi serve. E io in particolare ho utilizzato questa qua, la più sottile. Semplicemente ho tagliato dei pezzettini, li lascio qui così ogni volta non devo stare lì a rinfilarlo, anche perché si rovina facilmente, però voglio dire costa poco, insomma si ricompra facilmente. Lo lascio qui così, poi quando lo lavo semplicemente lo metto così, si asciuga in questo modo e praticamente mi è tornato il pennello nuovo perché, come vedete, ha cambiato forma. Allora, aspettate, questo qua è il 217 di MAC. Questo è quello di il 227 di Zoeva. Adesso questi sembrano veramente uguali, mentre solitamente questo di Zoeva si apre molto 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 di più. Questo invece è quello che ho preso al Cosmo Prof della Zan. Sono praticamente tre pennelli identici. E basta. Questa era solo una piccola cosa che volevo farvi vedere. Allora, veniamo al succo del video. Per chi non avesse visto i precedenti, perché comunque da febbraio adesso sono arrivate tante persone, grazie, anzi, con Cristina di MyMakeupReview.net abbiamo pensato di fare questa serie di video in cui facciamo vedere le parole chiave con le quali le persone arrivano ai nostri rispettivi blog. Per chi non lo sapesse, tramite Google Analytics, che è un servizio di Google, è possibile, non chiedetemi come si fa, andate a cercare in linea le varie guide. È possibile visualizzare il traffico del proprio blog sito e vedere da dove provengono le visite, quanto durano e soprattutto le chiavi di ricerca che possono risultare utili per capire quali magari permettono più visite nel proprio blog. In particolare ci tengo a precisare che non è un modo per prendere per il culo le persone, ma semplicemente un modo simpatico per sorridere appunto di alcune chiavi di ricerca che sono molto molto divertenti, insomma, invitano a riflettere su qualcosa. Come abbiamo già detto in vari video precedenti, ci sono molte persone che utilizzano Google come se fosse una vera e propria quasi persona con cui parlare. Quindi pongono proprio le domande così come se fosse Yahoo Answer, per intenderci, insomma, però direttamente su Google. A me questa cosa ha sempre fatto sorridere perché io lo uso diversamente, però dico nulla vieta di. Cioè, non è che non si può usare così, però a volte vengono fuori cose simpatiche. Ne ho trovate tantissime, sempre c'è stata l'exploit ancora di più delle persone che cercano che colore è il color tortora, come si fa il color tortora.
eccetera, 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 eccetera. Addirittura nel vecchio video c'era proprio chi cercava www, no, in particolare il color Toyota è anche il color Tiffany, quindi c'era chi cercava www.verdetiffany.it, sperando di trovare finalmente. A proposito di questo, ci sono anche, per esempio, ho trovato, che mi fanno, questo mi fanno sorridere, anche mia madre faceva così, su Google scriveva www, come se fosse un indirizzo, un URL, un URL. Per esempio ho trovato www.kiko.cipriilluminante.it oppure www.kiko.eyeliner.716. Questo per dire, va. Poi ci sono sempre quelle persone che finiscono, secondo me per puro sbaglio, nel mio blog, e lì ci può stare. Però mi ha fatto sorridere questa che ha cercato matite 8B nere, evidentemente cercava le matite quelle per disegnare, però è stata nel mio blog, è stato per il mio blog per ben 4 minuti e 17. Non so che cosa abbia trovato di interessante per la sua ricerca. Come dicevo, appunto, ci sono quelli che chiedono proprio consiglio a Google. Per esempio hanno chiesto: come vi trovate con l'olio di rosa moscheta? Oppure Pupa Vamp, chi l'ha usato? Che cipre usate da sola? E così via. Mi ha fatto un po' pensare questa che ha cercato argilla come cipria. Usare l'argilla come cipria. Fino all'amido di riso, alla polvere di riso, eccetera, eccetera. Ma l'argilla... un po' strano come... deve essere abbastanza pesantina, va, come cipria. Ho trovato poi questa cosa, ovviamente è stato il marzo, il mese del Cosmo Prof, e quindi si sprecano i commenti per il Cosmo Prof, quindi per esempio tutti quelli che hanno cercato Cosmo Prof 2012, padiglioni dove danno campioni, oppure, questa non l'ho capita, Ancorotti più Cosmo Prof 2012, poi c'è la vincitrice, una delle chiavi di ricerca vincitrice, ma che vi lascio alla fine, che mi ha fatto forse più sorridere, insomma tutta una serie di tempi dove danno i campioncini al Cosmo Prof, eccetera eccetera, per quello vi rimando ai video sul Cosmo Prof precedenti. Poi ci sono quelli che mi hanno fatto, questi che mi hanno fatto forse sorridere di più, perché non più che porre domande a Google, dicono proprio la loro a Google, quindi dicono per esempio: di pupa io ho preso. Poi c'è guarda pupa, tipo guarda pupa che ha fatto, o forse magari non si riferiva al marchio cosmetico, vabbè. Questa che mi ha fatto sorridere: dopo la doccia i talloni sono idratati, che al di là dell'errore di battitura, che dico, si capisce, mi fa proprio sorridere la frase. Poi, cos'altro c'è? Ah, Goss Makeup ha risolto acne. Sempre cercato. Voi dovete sempre pensare che queste frasi sono state inserite, queste parole sono state inserite nel motore di ricerca. Poi, ma i China Glaze sono fatti in Cina? Per chi non lo sapesse, i China Glaze sono fatti in USA, in USA, però, dico, magari questa persona ha pensato che giustamente si chiamano China Glaze, quindi sono fatti in Cina. Poi c'è chi cerca i miei dupes. Quindi probabilmente cerca dei cloni di se stesso. E poi che altro di interessante? Ah, quest'altro, comunque te penso. O il titolo di qualcosa, magari, possibilmente. Io alcuni li ho cercati, ma anche per capire come veramente, come fanno ad arrivare al mio blog, perché devono, per alcune secondo me si sono proprio guardati pagine e pagine di risultati di Google. E infine queste due, prima delle vincitrici, che secondo che questo mese per me sono due per quanto mi riguarda, una è questa qua: ossessivo compulsivo, cioè schematizzare ciò che ho fatto. So, ci sta che siano arrivate in un blog di makeup, perché non so, per chi non la conosce, c'è la marca, il marchio Osissi, Obsessive Compulsive, mi manca sempre l'ultima parola che non mi ricordo. Ma no, comunque, mi fa sorridere: ossessivo compulsivo schematizzare ciò che ho fatto. No, vabbè. Ah, poi ringrazio quello o quella che ha cercato me un make-up troppo simpatica. Grazie. Sempre riferita al verde Tiffany, che insieme al color tortora sono i colori più ricercati su Google, mi ha fatto sorridere questa che ha cercato moccolo verde Tiffany. Mio Dio, che schifo, non so pensarsi. E infine i due vincitori, perché suppongo che siano due maschietti,
per aver cercato queste due parole. La prima è questa, che poi mi fa ripensare a una delle chiavi di ricerca invece che ha trovato il mio ragazzo nel suo sito, che ha un sito di moto, anzi vi invito a visitare motorcyclechannel.it. Ogni tanto lui mi fa vedere anche le sue. Per esempio aveva trovato queste, l'altro giorno, come parole chiave, trucco per andare in moto, il che collegava un po' il mio sito al suo sito. L'altra volta avevo fatto vedere come chiave di ricerca, siccome lui è stato alla fiera a Milano, la ICMA, una fiera di moto, e lui aveva cercato gnocca e ICMA, perché ovviamente nelle fiere di moto e auto ci sono sempre quelle grandissime gnocche, le modelle con la moto, con le macchine, e quindi mi ha fatto sorridere questa qua. E l'altra, che fa concorrenza anche questa alle ovaie divertenti, che ha trovato invece Chiara Golden Violet nel suo blog, ha trovato proprio ovaie divertenti, il che pure la dice lunga. L'altro vincitore è questo qui. E basta, va, fermiamoci qua che è meglio. Devo dire che ultimamente, insomma, non è che abbia trovato, secondo me le prime erano più esilaranti. Però anche queste non scherzano. Va bene, con questo vi saluto, mi preparo sempre, devo editare questo video che richiede un po' più di tempo, c'è un vento assurdo qua. E basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!